Tra domani e mercoledì Bonaventura rinnova il contratto con la Fiorentina fino al 2024 con opzione fino al 2025, questa. E l'altra, la Fiorentina è veramente interessata a Beukema, difensore centrale della ZED Alkmaar. Oggi il suo agente è arrivato in Italia a vedere attualmente Bologna-Atalanta. L'operazione volendo sulla carta da 3-4 milioni di euro, però è un giocatore che piace, quindi per venire incontro un po' alla richiesta anche di Luca Calamai, che nei giorni scorsi diceva ma un difensore non si può prendere o meno. La Fiorentina su questo ragazzo c'è, è un profilo interessante, anche l'Atalanta e il Bologna lo stanno seguendo, ha una valutazione sui 3-4 milioni, forse qualcosina in più, però insomma questo è un giocatore che secondo me magari la Fiorentina potrebbe anche valutare. E poi qui vediamo Boga e Brecalo per andare a rispondere, Mario, a quello che tu dicevi. Io l'unica cosa che mi viene da pensare, no, è che è tutto un aggiustarla questa squadra, non funziona il centravanti, allora si prova a portare l'esterno d'attacco in posizione centrale, Kwame va a fare il centravanti ma non sarebbe un centravanti, Kone fa l'esterno ma non è un esterno, cioè alla fine in virtù di tutte queste serie di situazioni che si sono venute a creare nel corso del tempo, io credo che la Fiorentina stia pensando, come ti ho già detto, a un esterno offensivo. Però, per la mia valutazione, che è più logica che di conferme effettive, cioè se l'avessero voluto fortemente, con 51 giorni di tempo prima della ripresa del calcio, lo avrebbero, secondo me, già quantomeno trattato in maniera avanzata.